Capitolo tredicesimo. Un pomeriggio di fine aprile ero seduta su una panchina con Aike e Agustin nel cortile della caserma delimitato da una cancellata. Da quando la temperatura era salita, nell'ora di attesa dopo il pasto, gli uomini delle SS ci permettevano di uscire sotto la loro sorveglianza. Uno presidiava la porta finestra. L'altro camminava con il mento alto e le mani dietro la schiena. Aike aveva la nausea, ma nessuno pensava più al veleno. Forse hai ancora fame, disse Elfriede in piedi di fronte a noi. Magari ti sta venendo il ciclo, suggerì Leni, che trascorreva l'ora a contare i propri passi sui resti di una campana disegnata con la vernice bianca sul cemento. Non si riuscivano quasi più a distinguere le caselle. E forse era per questo, e non perché le sarebbe parso eccessivo, che Leni non saltellava, ma le piaceva stare lì, quasi che porsi al centro di quel perimetro la rendesse immune da ogni possibile attacco. A me è appena venuto, e si sa che le donne che stanno molto insieme alla fine sincronizzano il ciclo mestruale. Che dici? Agostino schicchiò la lingua per sottolineare quanto insensati fossero i discorsi di Leni. È vero, Ulla, seduta per terra, annuiva con tanta enfasi che i suoi boccoli castani sembravano molle. Lo sapevo anch'io. Mi trovavo con loro, ma era come se non ci fossi. Non avevo nulla da dire. A volte le mie compagne cercavano di risvegliarmi dal torpore, a volte in modo maldestro. Per lo più si erano abituate al mio silenzio. Sono tutte sciocchezze, si alterò Agustin, le donne che sincronizzano il ciclo mestruale. Un'altra superstizione, una delle tante che usano per sottometterci. Adesso crediamo pure alla magia? Io ci credo, sì, Beate si alzò dall'altalena. Lo slancio fece vibrare il sedile, le corde si attorcigliarono e subito si slegarono, girando su se stesse. Mi ero chiesta, fin dal primo istante in cui ci avevano fatto uscire in cortile, perché le SS non avessero sradicato l'altalena. Forse era mancato il tempo, c'erano cose più importanti cui pensare. Forse si auguravano che un giorno la caserma ricominciasse a ospitare scolari, quando l'Est fosse stato conquistato e il pericolo comunista debellato. Forse quegli uomini l'avevano tenuta perché ricordava loro i figli che avevano lasciato da qualche parte in qualche città del Reich e che sarebbero cresciuti fino a non riconoscerli quando fossero tornati a casa in licenza. Sono una maga, non lo sapete? Disse Beate. So fare l'oroscopo, leggere la mano e anche le carte. Confermo, disse Aike, a me le ha lette varie volte. Leni oltrepassò il suo recinto di vernice scolorita e si fermò davanti a Beate. Puoi prevedere il futuro? Come no? Sa con precisione pure quando finirà la guerra, disse Agostine. Chiedile se tuo marito è ancora vivo, Rosa. Il mio battito cardiaco perse il ritmo, deragliò. Smettila, l'ammonì Elfriede. Perché sei sempre così indelicata? Poi si allontanò. Avrei potuto seguirla, pronunciare grazie che mi premeva in gola. Invece rimasi seduta accanto ad Agustin solo perché non implicava alcun sforzo. Potresti fare una fattura a Hitler? Ulla cercò di cambiare argomento. Le donne risero per stemperare la tensione. Io no. Senti, Leni ormai si era accesa. Dimmi, se finita la guerra mi fidanzerò. Ti pareva? Commentò Agostino. Sì, dai, Ulla batté le mani. Beate sfilò dalla tasca un sacchetto di velluto nero chiuso con una cordicella. Lo aprì e tirò fuori un mazzo di tarocchi. Ma li porti sempre con te? Chiese Leni. Se no, che strega sarei? Disse Beate. Si inginocchiò e sparse le carte a terra. Le sistemò secondo un criterio a noi sconosciuto, lenta, concentrata. Le estraeva dalla fila e le spostava, rimescolava il mazzo, poi girava altre carte. Agustin osservava scettica. Allora Ulla era impaziente.
Leni non osava più parlare, le altre facevano cerchio tutt'attorno, curve sulla schiena. A parte il Friede che passeggiava fumando, a parte le invasate che dopo pranzo non uscivano quasi mai, restavano diligentemente sedute ai posti di lavoro, e a parte me ancora sulla panchina. In effetti, vedo un uomo. Oddio, Leni si coprì il viso con le mani. Dai, Leni! Le ragazze la tirarono per un braccio, la spintonarono per scherzo. Chiedile com'è almeno, è carino? Si trattava di sopravvivere, ogni energia era votata a quest'unico scopo. Ecco che cosa facevano le ragazze. Io non ero più capace. Se è carino non lo vedo, si scusò Beate, però vedo che arriverà presto. E perché quel tono cupo? Le domandò Aike. È brutto e non vuole dirmelo, piagnucolò Leni e di nuovo le altre scoppiarono a ridere. Beate riprese: Senti, ma una voce rimbombò nel cortile. In piedi! Veniva verso di noi, era un uomo, indossava l'uniforme, non lo avevano mai visto. Le donne drizzarono la schiena, io mi alzai dalla panchina. Beate raccolse le carte, cercava di infilarle nel sacchetto di velluto, però si impigliavano e cadevano. L'uomo le urlò: Ho detto in piedi! Quando ci fu vicino, Leni aveva ancora le mani sulle guance. Che cos'è questa roba? L'uomo squadrò Beate. E tu mostrami il volto! Strattonò Leni, che incrociò le braccia davanti al petto, stringendosi le spalle con le dita per tranquillizzarsi o per punirsi. Le guardie si avvicinarono. Tenente Ziegler, che succede? E voi dove eravate? Le guardie si misero sull'attenti, ci rivolsero un'occhiata astiosa, a causa nostra erano nei guai. Non risposero, era chiaro a tutti che fosse meglio tacere. Sono delle stupide carte, non ci hanno detto che era vietato e non stavamo facendo niente di male. Ero stata io a parlare. Sentii addosso lo stupore, non soltanto quello delle mie compagne. Il tenente mi guardò, aveva un naso piccolo, infantile. Gli occhi leggermente vicini, color nocciola. Era questo il suo limite, erano quegli occhi a non farmi paura. Elfriede era attaccata al muro, le SS non la chiamavano, aspettavano come noi il verdetto del tenente. In quel momento il cortile dell'ex scuola, la caserma, le case rurali di Klausendorf, la querce e gli abeti che si susseguivano fino a Grosspark, il quartiere generale occultato nella foresta, la Prussia orientale, la Germania intera, il Terzo Reich, determinato a espandersi sino ai bordi del pianeta e gli 8 metri dell'irritabile intestino di Adolf Hitler, conversero nell'unico punto del mondo occupato dal tenente Ziegler, l'uomo che aveva potere di vita e di morte su di me. Te lo vieto io adesso. Obersturmführer Ziegler. Tieni a mente il mio nome, perché farai quello che ti dico. Da oggi in poi lo faranno tutti. Intanto saluta come ti hanno insegnato. Mentre tendevo meccanica il braccio con una specie di zampata, Ziegler afferrò il sacchetto di Beate, ma nella collisione il sacchetto cadde, le carte si sparpagliarono e una folata di vento ne fece volare qualcuna che atterrò 1 metro più in là. Si rivolse alle guardie. Fatele salire sul pulmino. Signor sì, tenente, avanti! Beate si avviò per prima. Leni la seguì e pian piano si unirono anche le altre. L'Obersturmführer calpestò il sacchetto, ordinò ai sottoposti: buttatele via! E se ne andò. Sulla porta si accorse di Elfriede. E tu che fai? Ti nascondi? Le disse entrando. Mettiti in fila. Mi mossi verso di lei. Quando la raggiunsi, mi toccò il braccio che non avevo fatto in tempo ad alzare. C'era apprensione in quel gesto. Avevo corso un rischio senza motivo. D'altronde non avevo bisogno di un motivo per morire, qualora davvero la morte fosse in palio, così come non avevo motivi per vivere. Ecco perché Ziegler non mi faceva paura. Lui l'aveva vista, la mia inclinazione alla morte, e aveva dovuto distogliere lo sguardo.